Buonasera a tutti e ben ritrovati. Vi trovate ora qui nella Tana del Lupo, il mio magazzino. Sto provando la nuova cassa GR Bass 4x10, stupenda. Ora qui non ho la sua testata perché ieri sera abbiamo fatto un concertino e quindi l'ho portata con me e l'ho lasciata a casa. Quella è inseparabile per me. Quindi sto usando la cassa GR Bass 4x10 con un Gallien Kruger Fusion 550 analogica. E volevo farvi sentire questo basso, che è un basso particolare, un basso raro a trovarsi nei primi anni 90, 90, 91. È un basso, è uno Squire Fender, ma costruito, prodotto in Messico. Molto belli, belli legni, una tastiera in palissandro molto denso, bellissimo anche l'acero del manico, un manico velocissimo, è stata una sorpresa. È raro a trovarsi, tant'è vero che ho cercato per avere anche una valutazione giusta e non sono riuscito a trovarlo. Ne ho trovato uno su Reverb, ma venduto 2-3 anni fa, è rarissimo. Capisco che chi ce l'ha non se lo vende perché suona molto meglio di tantissimi Made in USA, non parliamo degli standard, ma a livello dei Resù, questo diciamo che un livello paragonabile a un Resù di quelli vintage buoni, insomma. Va bene, ve lo faccio sentire. Allora apro il pick up al ponte, chiudo il pick up al manico e il tono e vi faccio sentire il classico suono da Fender Jazz. Bello. Ok, apriamo un po' il tono, sempre col pick up, lo apriamo a metà. Bellissimi gli alti brillanti. Faccio sentire il pick up al manico, aprendo questo pick up e chiudendo quello al ponte e lascio aperti i toni a metà. Un attacco stupendo con alti brillanti. Apriamo tutti e due i pick up e vediamo che suono esce. Fender Jazz. Ora apriamo solo il pick up al manico e chiudiamo il tono e quello del ponte. Beh, diciamo che è un basso che mi ha stupito e meravigliato per la qualità. Questo strumento che ho constatato. Produzione molto breve perché penso che dava fastidio ai bassi americani e quindi quando dà fastidio a quelli degli Stati Uniti chiaramente chiudono le produzioni. Peccato perché avrebbe meritato una bella, diciamo, produzione e vendita. Va bene, io un saluto affettuoso e il prossimo appuntamento sarà per farvi sentire la 4x10 GR Bass con la sua cassa 800 watt. Ragazzi, è mostruosa, vi assicuro che è una cosa favolosa, l'adoro e quella viene con me in ogni concerto. Un saluto da Francesco Gianfranco Prezioso, grazie dell'attenzione e vi abbraccio tutti, ciao.